Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Caro Gianluigi Rondi, complimenti per il ritmo, perché abbiamo fatto una cavalcata straordinaria. Io innanzitutto ringrazio Gianluigi Rondi e Vincenzo Cerami e gli invio il mio più affettuoso saluto attraverso la figliola per le parole che mi hanno rivolto, nelle quali si sono espressi sentimenti di apprezzamento e di fiducia che, venendo da italiani senza alcuna aggettivazione di parte, hanno rappresentato il maggior sostegno nell'esercizio del mio mandato negli scorsi 7 anni e la vera principale ragione per cui non mi sono sottratto alla sollecitazione che mi veniva rivolta, sia pure in condizioni così difficili. E dunque... E dunque sono qui ancora oggi, sperando di evitare il rischio della ripetitività e soprattutto sperando di non venirvi a noia. Per quello che mi riguarda sono molto contento di esserci, perché questa è sempre una bellissima assemblea che dà il senso di una realtà tra le più vitali che ci sono nel nostro Paese. E è una bellissima assemblea quest'anno anche per la sua intonazione positiva. Viviamo tempi molto difficili, lo sapete tutti meglio di me, li vive anche il cinema, li vive ciascuno di voi per il suo lavoro nel cinema. Però è molto importante che, nonostante queste difficoltà, voi vi presentiate con il bilancio con cui si è chiuso il 2012 e con questa ricchezza di energie, di risorse, di talenti, in una fusione tra le generazioni che qui sempre mi colpisce, perché abbiamo rappresentanti sia in platea sia qui tra coloro che sono venuti a ricevere il titolo di candidato, personalità storiche del nostro cinema, da Vincenzo Cerami, che sono molto contento di aver visto premiato in modo particolare, a Bernardo Bertolucci e poi tantissimi giovani donne, giovani uomini in tutte le articolazioni dell'attività cinematografica. Vedete, questo significa qualcosa anche ai fini della soluzione dei vostri problemi, perché la prima cosa importante è che ci sia soprattutto nelle istituzioni piena consapevolezza di quel che il cinema italiano rappresenta per l'Italia e per il mondo. E mi pare che il ministro Brai abbia detto molto bene quello che molti di noi da molto tempo pensano del cinema, anche quelli che si sono appassionati al cinema in età molto giovane e quindi in tempi molto lontani. Ho sentito anche evocare, questo sicuramente è importante, la dimensione comunitaria che non si deve perdere nel rapporto tra cinema e società, e ho sentito evocare un'esperienza che adesso appare un'esperienza di tempi molto lontani, non so se veramente possa costituire oggetto di ironia, forse un po' facile o sciocca, l'esperienza dei circoli del cinema, che è stata una realtà molto importante nella diffusione della consapevolezza dei valori del nostro cinema. E quindi ruolo storico, funzione nazionale, funzione sociale del cinema. Se c'è questa convinzione, già c'è la premessa per andare avanti meglio, soprattutto se questa convinzione c'è nel governo, in chi ha delle responsabilità. Sappiamo che le responsabilità del ministro per i beni e per le attività culturali non sono le stesse di chi ha, per così dire, i cordoni nella borsa, e quando soprattutto nella borsa non c'è molto da pescare, quello del tenere stretti o allargare un po' i cordoni e soprattutto dello scegliere tra diverse necessità e tra diverse possibili valorizzazioni del nostro patrimonio nazionale è difficile. Vedete, oggi si riuniscono a Roma insieme
i ministri del lavoro e i ministri delle finanze o dell'economia dei quattro maggiori paesi della zona euro. E questa è una combinazione interessante, perché anche lì il ministro del lavoro può avere dei bellissimi progetti per creare nuove condizioni e nuove prospettive di occupazione, soprattutto per i giovani, però poi è l'altro che ha i famosi cordoni della borsa. Averli messi insieme, io credo che sia stata un'iniziativa molto intelligente di questi quattro governi, e forse qualche volta converrà fare una discussione insieme col ministro Brai e col ministro Saccomanni. Sappiamo che esistono questioni, come quella della legislazione di sostegno e del finanziamento della legislazione di sostegno, quello strumento tax credit che è così importante ed è stato così importante, o ancora il famoso o fantomatico fondo unico per lo spettacolo. Bisogna lavorare su questo, ma ripeto, la prima cosa fondamentale è che ci sia consapevolezza, che ci sia convinzione circa il molteplice, insostituibile e prezioso ruolo del cinema e circa la grande esperienza storica del cinema italiano. E poi nello stesso tempo si capisce, ci vuole volontà, e voi ce l'avete messa. Io ho visto anche i numeri che sono stati presentati in una conferenza stampa in comune dell'ANICA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e sono numeri, mi pare, abbastanza impressionanti. Il numero di film che si sono realizzati nel 2012 è probabilmente tra i più elevati che si siano realizzati nel corso di parecchio tempo. Questo dipende anche dal fatto che c'è una grande domanda. Il fatto che ci sia una grande domanda è legato anche alla straordinaria estensione della fruibilità dell'opera cinematografica, del prodotto cinematografico. Naturalmente con quella riserva che ha voluto fare il ministro Brai del non chiudersi a casa a vedere ciascuno per conto suo con la propria famiglia il film, che si può godere veramente soltanto nella sala buia ma piena possibilmente di persone, di altri cittadini che condividono questa emozione, condividono questo spettacolo. E però poi conta moltissimo, oltre che la quantità, anche la quantità dei produttori, che credo debbano essere particolarmente segnalati per il loro impegno crescente e per molti per il loro impegno nuovo, e conta insieme con la quantità, inutile dirlo, la qualità, il talento. Ma la carrellata di film che ho sentito citare, dando la mano e facendo i miei complimenti ai candidati, indica che di qualità ce n'è molta. Mi viene da chiedermi quanti Davide di Donatello ci vorrebbero, perché naturalmente ci sarà una scelta. Faccio i miei auguri a tutti in assoluta equanimità, non faccio tifo che per tutti, però insomma abbiamo molto da offrire, dobbiamo riuscire anche a offrire meglio nelle tribune internazionali, nei luoghi in cui internazionalmente, con criteri più o meno discutibili, si fanno selezioni e si distribuiscono premi. Ma ritengo che abbiamo le carte in regola per guardare al futuro del cinema italiano con fiducia, senza sottovalutare i problemi, ma senza mai scoraggiarci e senza mai cadere nella lamentazione. E quindi convinzione, volontà e naturalmente passione. Ma se non c'è passione, non c'è cinema. Vi ringrazio e vi faccio gli auguri migliori.